nella sua autobiografia Chesterton scrive con un capolavoro di umorismo e di ragionevolezza: piegandomi con cieca credulità alla mera autorità e alla tradizione dei miei maggiori, ingoiando superstiziosamente una storia che non mi fu possibile controllare a suo tempo con l'esperienza personale, io sono di opinione certissima di essere nato il 29 maggio 1874 a Camden Hill, Kensington. E sì, amici, soprattutto nelle cose fondamentali della vita, si è certi perché ci si fida di qualcuno. Come scrive Chesterton in un'altra sua opera, Ortodossia, raccontando come abbia scoperto la veridicità dei suoi maggiori. Vostro padre, passeggiando per il giardino, vi diceva che le api pungono. E quando le api vi hanno pizzicato, non avete detto che era una divertente coincidenza. No, voi avete creduto a vostro padre, perché vi è sembrato uno che fosse una viva sorgente di fatti, uno che realmente ne sapeva più di voi, uno che vi avrebbe detto la verità come ve l'aveva detta oggi. Oggi, amici, abbiamo bisogno di uomini così. Alla morte di questo grande inglese, convertito al cattolicesimo, dotato di incredibile humor, poeta e scrittore, tra l'altro, delle avventure di Padre Brown, la BBC trasmise questo commento: le sue doti intellettuali erano stupefacenti. Gilbert Keith Chesterton non è solo uno degli uomini più straordinariamente dotati del suo tempo, è anche uno dei più amati. Buona settimana, amici, e non ci manchino boccate d'aria fresca in mezzo a tanta aria fritta.